Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Il mio nome è Marinella e il protagonista di questo progetto è il filato Genesis di color arancio. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 150 metri. Ha una composizione 75% cotone, 25% seta. Ferri consigliati 4-5, uncinetto 3-5. Per questo progetto utilizzeremo i ferri del numero 5 e del numero 6. Poi ci servirà un uncinetto numero 4, dei marcapunti, un metro, un paio di forbici ed infine un ago da lana. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per questo progetto utilizzeremo il filato Genesis e i ferri numero 5 e 6. Il consumo complessivo per la taglia 42-44 è di 300 grammi. Più o meno per ogni taglia in più vi suggerisco 50 grammi in più. La costruzione di questa maglia si realizza creando due pannelli identici a forma di T. La prima cosa da fare è prendere la misura della circonferenza dei fianchi o del seno, la circonferenza più larga, e dividerla in due. Nel mio caso, metà del pannello sarà 48 centimetri, ma nel momento in cui andrò a stenderlo, arriva fino a 52 centimetri. Prese queste misure, possiamo avviare il lavoro. Dunque, per la taglia 42 dobbiamo avviare 87 maglie più 2, per la 44 90 più 2, per la 46 93 più 2, per la 48 96 più 2, per la 50 99 più 2. Per ogni taglia in più dobbiamo aumentare di 3 maglie. Queste 3 maglie corrispondono circa a 2 cm in più. Quindi, una volta prese le misure, possiamo avviare il lavoro. Inizieremo con una piccolissima fascia elastica lavorando in costa 1-1 per un totale di 4 ferri. Dopodiché procediamo col punto prescelto, che per realizzarlo abbiamo bisogno di un multiplo di 3 più 2. I due punti in più corrispondono al vivagno. Il motivo di questo punto si crea realizzando 4 ferri di lavorazione. Quindi inizieremo con la costa 1-1 per poi proseguire con il punto prescelto. Nel mio caso arrivo fino ad un'altezza di 38 centimetri che corrisponde al sottobraccio. Dopodiché proseguiamo con lo scalfo della manica. Nel mio caso sarà di 19 centimetri. Quindi, realizzata questa prima parte, andremo a inserire le maniche e in base alla vostra taglia vi andrete a regolare con i centimetri. Possono essere 17, 18, 19, 20 e così via. Terminato questo primo pannello, procederemo con un secondo identico. Realizzati i due pannelli li andremo ad assemblare. Lasciamo uno scollo di circa 35-36 centimetri. Andiamo a cucire le spalle, il sottobraccio e i fianchi. Questa parte superiore sarà cucita dal dritto del lavoro, il sottobraccio e i fianchi dalla parte del rovescio, ma questo lo capirete meglio durante l'esecuzione del lavoro. Vedrete che è un progetto facile, non si fa altro che ripetere i quattro ferri per tutta la lunghezza del pannello. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. Dunque, la costruzione di questa maglia si crea realizzando due pannelli identici. Inizieremo con la lavorazione in costa 1-1 e per la taglia 42 con i ferri del numero 5 dobbiamo mettere su 87 maglie più 2, per la 44 90 più 2, per la 46 93 più 2, per la 48 96 più 2, per la 50 99 più 2. Per ogni taglia in più basta aumentare di 3 maglie. Queste 3 maglie corrispondono più o meno a 2 cm in più per taglia. Quindi adesso procediamo con la lavorazione in costa 1-1 per un totale di 4 ferri. Iniziamo con un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio. E procediamo in questo modo per tutto il ferro. Dunque, ho completato il primo ferro. Dobbiamo lavorare le maglie sottostanti. Come
Quindi qui abbiamo un rovescio e lavoriamo un punto rovescio. Qui abbiamo un dritto e lavoriamo un dritto. Un rovescio. Un dritto. Vedete dove abbiamo questa solina? Significa che abbiamo un punto rovescio. E questo è un dritto. E procediamo in questo modo fino al termine del ferro. Completato questo secondo ferro, l'andremo a ripetere per il terzo e il quarto ferro. Dopodiché vi farò vedere come proseguire. Dunque, ho completato i quattro ferri di lavorazione. Arrivato a questo punto, procediamo con il punto prescelto. E per realizzarlo abbiamo bisogno di un multiplo di 3 più 2. Io mi ritrovo con un totale di 89 maglie che corrispondono al multiplo più 2 di vivagno. Quindi all'inizio e alla fine andremo a lavorare sempre col punto dritto. La realizzazione di questo punto si crea eseguendo 4 ferri di lavorazione. Iniziamo dal primo. Dal numero 5 passiamo al numero 6. Iniziamo il primo ferro lavorando il punto dritto fino al termine. Ho completato il primo ferro col punto dritto. In questo secondo ferro andremo a lavorare tutti i punti col punto rovescio. Ovviamente la prima e l'ultima maglia va lavorata col punto dritto. Ho completato il secondo ferro, avviamo il terzo. La prima maglia si lavora sempre col punto dritto. Saltiamo 1, 2, nella terza maglia lavoriamo un punto dritto. Tiriamo un po' e lasciamo morbido. Entriamo nella prima maglia e lavoriamo un dritto e facciamo cadere il punto. Entriamo nella seconda maglia e lavoriamo un secondo punto dritto e facciamo cadere il punto. Più il terzo lo sfiliamo in questo modo. Quindi saltiamo la prima, la seconda, iniziamo dalla terza maglia e facciamo un punto dritto, lasciando la solina un po' più morbida. Poi entriamo nella prima maglia e lavoriamo un punto dritto. Entriamo nella seconda maglia e lavoriamo un dritto. Questa terza maglia la facciamo cadere in questo modo. E andiamo avanti così fino al termine del ferro. Completo il ferro con un punto dritto. Avviamo il quarto ferro.
che sarebbe l'ultimo per completare il motivo. Iniziamo col primo punto dritto e poi procediamo per tutto il ferro col punto rovescio. L'ultima maglia la lavoriamo col punto dritto. Questo è come si presenta il motivo. Quindi per tutta la lavorazione procediamo eseguendo questi quattro ferri. Il primo ferro col punto dritto, il secondo punto rovescio, il terzo il motivo e il quarto ferro punto rovescio. Vado avanti con il primo, il secondo ferro e il terzo lo realizzeremo insieme. Completato il primo e il secondo ferro, procediamo con il terzo. Lavoriamo la prima maglia col punto dritto. Saltiamo la prima, la seconda, entriamo nella terza e facciamo il punto dritto. Entriamo nella prima maglia e lavoriamo un punto dritto. Entriamo nella seconda maglia, punto dritto. La terza maglia la facciamo cadere e procediamo così fino al termine del ferro. Ho completato il terzo ferro. Per completare il motivo procediamo con il quarto, lavorando il punto rovescio. Dopodiché ripartiamo dal primo ferro fino al quarto e andiamo avanti ripetendo questi quattro ferri fino ad arrivare più o meno ad un'altezza di 30-35 cm. Quindi se volete una maglia un po' più lunga procedete con i quattro ferri di lavorazione. Nel caso in cui desiderate una maglia un po' più corta basta fermarvi più o meno a 28 centimetri. Dopodiché andremo ad inserire le maniche. Quindi procedo con la lavorazione e poi vi farò vedere come proseguire. Dunque sono arrivata ad ottenere una lunghezza di 38 cm, quindi ho ripetuto i quattro ferri per un totale di 17 volte, compreso il primo motivo iniziale. Quindi se volete una maglia un po' più corta basta fermarvi prima con i ferri di lavorazione. Arrivata a questo punto procediamo con le maniche. Nel mio caso ho messo su 27 maglie. Prendete un po' di filo e mettete su le maglie desiderate. Queste 27 maglie corrispondono all'incirca 14 cm e la misura la potete prendere dalla parte superiore. Quindi prendete il metro, in base alla lunghezza della manica che desiderate, calcolate le maglie necessarie, ricordandovi che dovete rispettare il multiplo di 3. Arrivato a questo punto andiamo avanti nell'inserire le maniche. Quindi procediamo con il corpo della maglia.
Lavoriamo tutto col punto dritto. E facciamo un piccolo nodo. Anzi, ne facciamo due. E procediamo per tutto il ferro col punto dritto. Dunque ho completato il corpo della maglia. A questo punto giriamo il lavoro e inseriamo le 27 maglie per completare la seconda manica. Ora, per non confondervi, vi suggerisco di inserire un marcatore. E abbiamo un totale di 27 maglie. Ho completato di inserire le maglie. Adesso procediamo con il secondo ferro, lavorando tutti i punti col punto rovescio. Ovviamente la prima e l'ultima maglia va lavorata col punto dritto. Ho completato il secondo ferro, ma prima di proseguire con il terzo andrò a far sparire questo filo di lavorazione. Prendiamo un ago da lana, vedete, e andiamo a stringere questa solina che è un po' larga. Qui abbiamo il nodo, entriamo in questa prima maglia. In questo modo, vedete, abbiamo chiuso il forellino. Tirate bene e fate un piccolo nodo. In questo modo non lasciamo nessun foro. La rimanenza del filo lo facciamo passare alla parte del fianco, vedete, tanto questa parte poi va cucita. Facciamo un piccolo nodo. Passiamo il filo attraverso questo nodino. E possiamo tagliare il filo in più. Procediamo con il terzo ferro. Iniziamo col punto dritto. Saltiamo 1, 2, nella terza un punto dritto. Tiriamo un po', entriamo nella prima maglia e facciamo un punto dritto. Seconda maglia, punto dritto e facciamo cadere l'ultima maglia. Entriamo direttamente nella terza maglia. Punto dritto, tiriamo un po', entriamo nella prima maglia, punto dritto, nella seconda maglia, punto dritto e facciamo cadere la maglia e procediamo in questo modo fino al termine dei punti.
Dunque, dopo aver completato il terzo ferro, sono andata avanti con il quarto. In questo modo ho completato il primo modulo. Da questo momento in poi dobbiamo eseguire questi quattro ferri fino ad ottenere lo scalfo della manica. Nel mio caso sarà più o meno di 18-19 cm. Quindi, in base alla misura del vostro scalfo, andrete avanti con i ferri di lavorazione. Dunque ho completato lo scalfo della manica e sono arrivata ad ottenere un'altezza di 19 cm. Ho realizzato 4 ferri per un totale di 9 volte. Quindi, se avete uno scalfo un po' più piccolino, vi dovete fermare prima. Nel caso in cui abbiate uno scalfo un po' più grande, proseguite con i ferri di lavorazione. Arrivato a questo punto, andiamo a chiudere tutte le maglie. Lavoriamo un punto dritto, un secondo punto dritto e accavalliamo, lasciando la maglia morbida. Punto dritto e accavalliamo. E procediamo in questo modo fino al termine delle maglie. Ho completato il primo pannello, vedete, questo è come si presenta dopo aver realizzato la chiusura. La lunghezza della maglia è di 57 cm. Arrivato a questo punto, procediamo con un secondo pannello identico a questo, dopodiché vi farò vedere l'assemblaggio. Dunque, completati i due pannelli, possiamo pensare all'assemblaggio. Allora, andremo a cucire le spalle e i fianchi. Per quanto riguarda lo scollo, vi dico in centimetri quanto ho lasciato. Allora, sono circa 35 centimetri. Ovviamente, se volete una maglia un po' più accollata, basta cucire più centimetri. Questo dipenderà dal vostro gusto. Prese queste misure, procediamo con le cuciture. Avviamo la cucitura dal dritto del lavoro. Quindi entriamo prendendo questa asolina, vedete sono 1 e 2, questa è quella interna e questa è quella esterna. Prendiamo quella esterna. Prendiamo sempre l'asola verso l'esterno.
completato le cuciture delle spalle. Vedete, questo è come si presenta. Per quanto riguarda il fianco, dobbiamo realizzare la cucitura dal rovescio del lavoro. Come vi dicevo prima, la cucitura del fianco va realizzata dal rovescio del lavoro. Per fare in modo che due pannelli siano sistemati correttamente, vi suggerisco di inserire delle pinze come queste, oppure delle spille. In questo modo non rischierete di avere un pannello più lungo rispetto all'altro. Ho completato tutte le cuciture delle spalle e dei fianchi. Vedete, questo è come si presenta la cucitura delle spalle realizzata dal dritto del lavoro e questo del fianco. Sembra un unico pannello, vedete? È stata realizzata dal rovescio del lavoro. Arrivato a questo punto, andiamo a rifinire la parte superiore dello scollo. La rifinitura la farò con l'uncinetto numero 4, realizzando delle maglie bassissime. Inizio da un punto qualsiasi. E andiamo avanti realizzando le maglie bassissime per tutta la circonferenza.
E voilà, siamo arrivati al termine del progetto e questo è come si presenta lo scollo dopo aver realizzato il giro di maglie bassissime. Per quanto riguarda la lunghezza è di 57 cm, la larghezza di 48, ma se noi andiamo a distendere la maglia arriva fino a 52 cm. Questa vestibilità corrisponde a una taglia 42-44 se la desiderate aderente. Se invece desiderate una 44 bella morbida, dovete aggiungere 3 maglie in più. Con questo stesso punto ho realizzato una maglia con le maniche lunghe. La tecnica è diversa, le maniche sono state realizzate separatamente. Comunque vi metterò tutte le indicazioni sotto il video e nella schermata finale. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi sotto i commenti e vi risponderò il prima possibile. Ci tengo a ringraziare tutti i nuovi iscritti e soprattutto quelle persone che mi seguono assiduamente. Vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.